Inizialmente non mi definivo un alieno, ovviamente, è un concetto che adesso sto, diciamo, consolidando anche per una semplicità comunicativa, però mi ci sono sempre sentito molto strano e molto fuori dal mondo. Sì, saranno 3 annetti che ho iniziato in via ufficiale, in via pubblica, se così vogliamo dire. I primi erano degli esperimenti, poi io effettivamente già scrivevo, già componevo. Inizialmente volevo fare un album bello corposo di più brani, poi alla fine mi sono reso conto, anche in base al periodo storico in cui ci troviamo, che tante volte l'attenzione non può essere veramente fluida e scorrevole per tutto un album di 15 pezzi o circa. Ho cercato di accorpare un po' tutto quello che di bello e di brutto mi è successo nell'ultimo anno e mezzo. Sì, no, io ero convinto fin dal primo momento. Poi è difficile, diciamo, convincere tutti gli altri, soprattutto chi magari si era affezionato a te o comunque si era affezionato più, diciamo, all'immagine che avevi un tempo rispetto alle cose che poi magari tu hai iniziato a fare dopo. Quindi è stato un po' difficile far capire agli altri che quello che volevo fare era un qualcosa che sentivo davvero e un qualcosa che ad oggi mi riempie di gioia. Non è stato facile cambiare capitolo, però ci siamo riusciti. Un grido di battaglia poi fondamentalmente. L'ho messo in GTA questo testo proprio per il fatto che comunque è un po' uno scenario apocalittico GTA. Mi piaceva anche un po' il tributo a quello che poi era il mio passato. Mi è piaciuto legare un po' questo concetto di arrivo in città, di debutto. No, inizialmente a dire la verità non avevo per niente le idee chiare, anche perché fondamentalmente essendo nuovo nell'ambiente o hai già degli amici con i quali ti trovi bene in studio e quindi inizi un percorso anche sotto il punto di vista creativo insieme, oppure devi andare a cercare delle persone. Io ho avuto la fortuna di conoscere Sick più o meno nel periodo di Balla, ci siamo conosciuti in discoteca, ci siamo subito presi bene, ci siamo beccati a Roma e pensavamo di fare tutto un album insieme, avevamo già scritto e composto diversi brani, poi alla fine per forza di cose, un po' per i miei impegni, un po' per i suoi, le cose ci hanno portato un po' ad allontanarci, nulla di personale fondamentalmente, sono semplicemente degli impegni e quindi lì mi sono ritrovato poi catapultato da Roma a Milano e ho scoperto un sacco di altri produttori, di gente interessante che mi ha insegnato e mi ha permesso di sperimentare ancora meglio. Sì, no, è vero, come metafora poi funziona. A me piace, diciamo, vedermi un po' come se io mi stessi facendo i fatti miei nello spazio e dalla terra mi osservano fondamentalmente, se proprio vogliamo giocare con questo discorso qui. È figo perché poi effettivamente ancora oggi, per quanto io stia consolidando tante cose nella mia vita e le stia apprezzando ancora un po' quel senso di alienazione e di diversità, lo sento tra la gente, ma è una cosa che penso che provino tante altre persone, quindi spero che qualcuno si ritrovi anche in quello che dico. Ma sicuramente sono diventato un po' più maturo, cioè ancora oggi sto imparando a gestire tante cose, sia vecchie che nuove della mia vita, però sicuramente sono diventato un po' più consapevole di alcune cose. Comunque ho 23 anni, quindi ne devo ancora scoprire altrettante, imparare altrettante, però sono in un periodo positivo, sto bene. Bella fanpage, è stato un piacere. Yolon, UFO.